Vangelo del giorno, domenica 14 marzo 2021, quarta domenica di Quaresima. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. In questa quarta domenica di Quaresima, Gesù si mette come paragone alla immagine del serpente nell'Antico Testamento. Il popolo di Israele era spesso un popolo disobbediente e un popolo che facilmente si lasciava andare alle lamentele contro Dio. Per tanti anni ha gridato il desiderio di libertà dalla schiavitù, dall'oppressione del popolo egiziano. E Dio lo libera, e lo libera anche in modo prodigioso. Ricordiamo le 10 piaghe sull'Egitto, la liberazione attraverso il passaggio in mezzo al Mar Rosso e tutto il cammino nel deserto. Ha fame e il Signore manda la manna, le quaglie. Ha sete e il Signore fa sgorgare l'acqua dalla roccia. Poi Mosè tarda a scendere dal monte e il popolo cosa fa? Si costruisce un vitello di metallo fuso e lo sostituisce a Dio. E ancora tante volte si lamenta e addirittura dice che era meglio la situazione vissuta nella schiavitù. E allora il Signore non può accettare questo atteggiamento, non può accettare questa durezza di cuore e di cervice. Manda nell'accampamento dei serpenti velenosi, brucianti, che appunto ogni qualvolta mordevano qualcuno, questi morivano. Allora il popolo ancora una volta rientra in se stesso e grida il suo peccato e chiede a Mosè di intercedere. E il Signore dice a Mosè di costruire un serpente di rame e di metterlo su un palo. Chiunque, dopo essere stato morso, avrebbe guardato questo serpente sarebbe rimasto in vita. Gesù viene innalzato sul legno della croce, al centro dell'accampamento della terra. Ma è un guardare diverso. Guardare a Cristo crocifisso significa consegnare la vita al Signore, credere in Lui, aderire in Lui, lasciarsi trasformare da questo Cristo crocifisso e soprattutto dalla Sua parola, dal Suo Vangelo. È un guardare che cambia la vita. Non è un guardare freddo, insignificante, che ci lascia nella stessa situazione in cui ci trova. È un guardare che ci deve trasformare. Allora lasciamoci trasformare da questo sguardo, da questa visione, da questo crocifisso.